Ricevo questa lettera. L'importante per la fisica sono i modelli. Ancora più importanti sono i principi su cui questi modelli si reggono. In che modo la sua fisica risponde del reale? Qual è il sistema assiomatico su cui si regge? In che modo la sua fisica può aiutare a risolvere i problemi pratici? In che grandezze esprime le soluzioni a tali problemi? Potrebbe mostrarci come la sua fisica risolve i problemi e descrive i moti? Magari in un prossimo video. Ed è quello che mi appresto a fare. 3 anni or sono ho inviato a tutti gli stati del mondo una relazione intitolata Unificazione della fisica di Romano Amodeo, nella quale spiegavo questa unificazione. Poi l'ho pubblicata così in maniera sintetica anche su YouTube e mi è stato appunto fatto questo insieme di domande. L'importante per la fisica sono i modelli. È vero. Quale è il modello fondamentale che esiste alla base della fisica Amodea? Il modello di un mondo a 10 dimensioni in linea di spazio e una di tempo, tanto che sono 11, ossia come il numero che sintetizza il valore 2 binario. È una quantità importante per la fisica, perché noi ragioniamo usando la matematica e quello che caratterizza il nostro io è proprio la matematica del ciclo decimale. Noi, il nostro spirito, la nostra mente, grazie a tutti gli algoritmi che esistono nella matematica, grazie al fatto che la matematica è veramente poggiata sul ciclo 10, tutta quanta, grazie a questo ciclo noi siamo agevolati a determinare tutte le relazioni della dinamica di una unità in tutto il suo ciclo, che deve essere 10. Lo capirono perfettamente i francesi dell'Accademia nel 1790 e vollero che venissero create delle unità di misura che contenessero la dinamica nel 10, e ci arrivarono determinando con esattezza e non in modo virtuale delle unità che veramente rispettano il ciclo 10. Come fecero? Presero un valore che ancora non esisteva e lo chiamarono metro. Poi presero la decima parte del metro e dissero che l'unità esisteva come decimo in 10 decimi, e quindi l'unità totale del riferimento di un decimo era dato dai 10 decimi del ciclo. Quindi organizzarono la massa unitaria, ossia la quantità unitaria di ogni cosa, di quelle che noi calcoliamo usando questo ciclo della matematica, e determinarono che per ogni possibile unità della fisica si dovesse ricercare il modo che l'unità fosse tagliata esattamente in modo da essere un decimo del suo ciclo. Quindi se la massa unitaria era un decimo del ciclo 10, di 10 decimi chiamati un metro, avremmo avuto
la partenza di una unità che esiste come inerzia, come servitore, e che serve spostandosi 9 volte, in modo che con la presenza 1 e 9 spostamenti in linea, tutto il ciclo della presenza contenuta nel ciclo si svolgesse esattamente nel ciclo 10. A cosa dovevano riferirsi per organizzare un metro che fosse rispettoso di questo? Al movimento libero di una massa reale, e la individuarono nella massa terrestre. Considerando che la massa terrestre era una sfera, la immaginarono una sfera ideale. La sfera ideale è una circonferenza che racchiude, carota, diciamo così, tutta la massa, contenendola in questo perimetro massimo che è la circonferenza della sfera, e la posero in relazione ai 360 gradi dell'angolo giro come un quarto nel suo tempo, perché conoscevano molto bene che in trigonometria tutte le variazioni delle funzioni lineari messe in relazione agli angoli esistevano in 90 gradi, ossia in un quarto di angolo giro. Quindi determinarono che l'unità doveva essere data da un quarto. In partenza avevano già capito che le dimensioni della realtà sono 4, una di tempo e 3 date dal tempo che con 3 scatti di movimento completa l'angolo giro, aggiungendo a 90 gradi altri 3 per 90 gradi di spostamento spaziale. Quindi lo spazio non era l'occupazione, quella era tempo. Lo spazio era determinato solo dallo spazio percorso in movimento. Quindi lo spazio era 3, il tempo era 1, quindi la circonferenza doveva essere valutata 4. Ma 4 che cosa? Allora decisero di agganciarsi proprio al ciclo 10, determinando che un quarto dovesse essere descritto come la potenza 10 elevato a 10, che era definita dal ciclo 10, sia nella base sia nell'esponente, e decisero che dovesse essere un volume, una linea che fosse una sequenza di tanti decimetri cubi, tutti affiancati, per un volume che fosse 10 elevato a 10 e che, avendo la sezione di un decimetro quadro, fosse rappresentativo anche del volume, perché per ottenere un volume 10 elevato a 10 bisogna misurare, moltiplicare un'area 10 al quadrato per 10 elevato a 10, quindi un'area unitaria moltiplicata per un decimetro quadrato moltiplicato per 10 alla 10 era anche un volume. Quindi il volume totale di tutto questo anello solido doveva essere 4 per 10 alla 10 decimetri cubi. Quindi dissero: bene, adesso immaginiamo di trasformare questa cubatura non in decimetri cubi, ma in metri cubi. Come facciamo? Dividiamo per i 1000 decimetri cubi contenuti in un metro cubo. Quindi si trattò di fare 4 per 10 alla 10
diviso 10 al cubo e venne 4 per 10 alla 7. 10 alla 7 è la quantità di 10 milioni, quindi il perimetro della Terra doveva essere lungo 40 milioni di metri. E ecco il metro, la 40 milionesima parte. In questo modo il metro sarebbe stato conforme alla massa che in linea si spostava di 10 nel suo ciclo dinamico. E considerata ora questa circonferenza nel giro intero di 360 gradi, secondo il piano orizzontale dell'equatore, arrivarono a determinare anche la quantità di secondi esatti che doveva essere considerato un giorno, e arrivarono a 86.400 secondi, pari a un giro intero. Ora, le quantità furono riferite in maniera esatta e perfetta. In questo modo, le unità che avevano ottenuto le avevano derivate dal ciclo 10 elevato a 10 ed erano arrivati alle unità rispettose del ciclo 10. A questo punto metro, chilo e secondo furono tutti rispettosi del ciclo 10. Tutta la fisica poi, in tutte le unità del sistema internazionale e in quelle derivate, ha rispettato lo stesso ciclo della matematica, tanto da avere tutte unità interne al sistema metrico decimale. Ecco, quindi, il modello di riferimento generale che io uso è proprio quello istitutivo che fissò le unità di misura riferendole al ciclo. Ma vado oltre. Ho detto che noi, come soggetti viventi, usiamo la matematica proprio del ciclo 10 per osservare. Di conseguenza, la stessa osservazione che noi facciamo è coerente con quella che fu adottata dai fisici francesi e che portò poi alle unità della fisica tutte rispettose del ciclo dinamico 10. Quindi la domanda, l'importante per la fisica sono i modelli. Ecco il modello, l'unico fondamentale che esiste nella unificazione che io conduco, e ha uno scopo, quello di purificare tutte le unità di misura. Mi è detto, ancora più importanti sono i principi su cui questi modelli si reggono. In che modo la sua fisica risponde del reale? Risponde del reale perché il nostro modo di vedere è esattamente conforme al ciclo 10. Noi stessi ci siamo evoluti in base al ciclo che usiamo per comprendere, e la comprensione da comprensione ideale è stata trasferita a una comprensione manuale ottenuta proprio attraverso due mani, ciascuna delle quali ha 5 dita usate per prendere, per comprendere, e quindi noi possiamo comprendere con una mano, oppure meglio ancora se ne usiamo due, perché a questo punto il sistema binario che noi usiamo nella nostra mente si estende dalla sinistra alla destra in una posizione baricentrale e che varia da meno 5 la sinistra fino a più 5 la destra, e sono i due contributi uguali e distinti che
che formano il nostro ciclo 10, partendo dal meno 5 fino al più 5, tanto che nel nostro ciclo reale il 5 è realmente il massimo flusso possibile, quello elettrico o quello magnetico, perché noi dinamicamente i flussi li possiamo immaginare solo nel rispetto del terzo principio fondamentale della dinamica, azione e reazione, e possiamo vedere il più 5 solo tenendo conto dell'esistenza di un meno 5 uguale e contrario. Quindi la dinamica nel flusso ci fa vedere solo un più 5 grazie a un meno 5, mentre invece la sezione del flusso ci mostra esattamente non la divisione tra i due, ma il prodotto tra i due, e possiamo intendere il 10 come una area che sia 5 nel lato, tanto che la presenza è data da un'area che è 5 e 5, e 5 per 5, 25, diventa la sezione reale. Essa è un quarto del 10 per 10, tanto che 100, la realtà, è diviso in 4 tempi, ciascuno dei quali è un 25 dato dal 5 per 5, che considera questa volta non nel rapporto relativo azione e reazione il flusso 5 sulla base del meno 5, ma tutti e due bloccati nel loro verso antitetico che inchioda su una superficie che non si sposta più né in negativo né in positivo, la compresenza di tutti e due, e abbiamo a questo punto un 5 perpendicolare all'altro 5 in un'area che è 25 ed è un quarto del 100. Questa è la presenza. Se noi abbiamo il contenuto totale 100 dato dall'azione per reazione, ognuna delle quali, essendo 10 il ciclo unitario di tutto, noi possiamo a ragion veduta considerare che l'azione totale sia il ciclo 10. Quindi il prodotto 10 per 10 è la massima energia consistente nella azione quando moltiplica la reazione. 100 contiene in se stesso 4 volte la presenza 25, e quindi ci sono 4 servitori coinvolti nel 100, perché ognuno porta un quarto, ossia 25. Quando noi prendiamo il 100 e lo dividiamo nelle 6 componenti dello spazio, nei versi davanti, dietro, destra, sinistra, sopra, sotto, i 6 versi, e vogliamo sapere quanta energia di quella totale è divisa in 6 parti, e eseguiamo la divisione, otteniamo una divisione possibile finché otteniamo un resto che non è più divisibile. Il resto è 4. 100 diviso 6 determina come risultato 16, con il resto 4 non divisibile. A meno di non abbandonare il metro che stiamo usando e cominciare ad usarne altri, il decimetro, il centimetro, il millimetro, e coinvolgere una grande quantità di altre unità di misura, nell'idea che ne usiamo una sola, noi invece cominciamo a prendere il resto 4 e lo dividiamo ancora, perché la matematica ci consente di fare la divisione: 100 diviso 6 uguale 16,666666, e così abbiamo
non una unità sola, abbiamo 16 unità e 6 decimi, 6 centesimi, 6 millesimi, 6 decimillesimi, e abbiamo una somma di unità diverse, che non è una unità sola, ma mette insieme tutte le unità in una divisione che avanzi all'infinito, perché è un numero periodico. Ora, la matematica amodea interviene con la filosofia della fisica e, ragionando su che cosa si ottiene quando si divide, mette in evidenza che quando si fa una divisione ed è fatta interamente, quella è la partita di giro. La parte residua che rimane e non è più divisibile evidenzia chi è il servitore, il portatore dei dati reali che vengono divisi. Insomma, la filosofia della fisica fatta dalla filosofia di Amodeo, che porta alla fisica amodea, fa compiere solo i gesti giusti, perché se noi vogliamo dividere l'energia 100 in 6 parti, arriviamo all'unità dell'energia solo quando abbiamo diviso tutto. Il resto che rimane, quel 4, è dato dal fatto che il 100 è 4 volte la presenza. Quindi noi abbiamo 4 servitori presenti e ognuno ci porta un 25. Quando facciamo la divisione totale, saltano fuori come resto i portatori. Non possiamo dividere i portatori, perché se andiamo al ristorante in cui vengono forniti 100 elementi, 96 sono alimenti e 4 sono i portatori degli alimenti, e arrivano 4 camerieri con le 100 portate tra il cameriere e la portata, 96 portate da 4 camerieri, e ci sono 6 avventori al ristorante. Gli avventori al ristorante possono divorare solo la partita di giro, ossia il 96, non possono mangiarsi anche la realtà dei camerieri, perché nel ciclo 10 c'è un cameriere. Il numero 1 è un cameriere che porta solo 9 portate in movimento, perché 1 è la presenza del servo. Nel ciclo 10 c'è sempre un servo che serve per portare in uno spazio di movimento solo 9 portate. Quindi, in che modo questo modello si riferisce alla realtà? Si riferisce alla realtà distinguendo esattamente che cosa si divide quando noi facciamo delle divisioni reali, e si capisce che solo la parte che viene divisa è distribuita, perché il resto indivisibile è sempre la presenza che dimensiona chi è il portatore specifico addetto a quella divisione che è in atto, e non si può dividere ulteriormente. Mentre invece la matematica consente di dividere 100 per 6 e ottenere 16,6 periodico. Questa cosa consentita dalla matematica non è applicabile all'atto pratico, perché usando l'intelligenza nel capire che cosa si divide, noi vogliamo dividere l'energia di movimento, questa è la portata, e nel 100 ci sono 4 portatori, ognuno dei quali è 25, e
in quel 25 è uno dei 25, perché le ore che vengono a far parte della partita di giro, le ore di un giorno, sono solo 24. Quindi 24 per 4 arrivano a determinare la quantità 96, che è solo la partita di giro delle ore reali che girano, perché in quelle 25 c'è sempre la presenza di un portatore che porta 24 ore. Di conseguenza, quando noi abbiamo che c'è un valore assoluto che è 25, dobbiamo sempre sapere che è un 25 che si appoggia a qualcosa che lo porta in avanti nel tempo. È quel valore unitario che si estrapola dal contesto, si mette come denominatore, e allora il 25 diventa 24 unità. Quando noi abbiamo calcolato che abbiamo 24 unità nella presenza 25, e 24 per 2 fa 48 e per 2 fa 96, 96 è la partita di giro del tempo che abbiamo visto, sono le 24 ore. Non possiamo calcolare il 25 che comprende anche il portatore. Ecco, la filosofia della fisica consente di analizzare che cosa succede quando, usando il ciclo 10, noi abbiamo reso evidente in tutti i calcoli che facciamo una parte che non gira ma fa girare il resto, ed è la realtà, e una parte che gira. Abbiamo una parte di dati che vengono distribuiti interamente con la divisione fatta fino a dove è possibile farla, e il resto che noi arbitrariamente proseguiamo nella divisione, arbitrariamente, perché decidiamo di prendere il resto, moltiplicarlo per 10 e dire che da quel momento in poi noi non stiamo più usando quella dimensione lì, ma la dimensione decima, quindi non abbiamo più quel 4 di resto, abbiamo 40 decimi. Ma questo processo è assolutamente virtuale, perché al momento quel 4 è indivisibile. Supporre che diventi 40 è un arbitrio, che diventi 40 decimi è il ricorso a una altra unità, che non è più l'unità di prima, è una unità diversa, e se noi vogliamo usare il rispetto di una unità sola, dobbiamo fermarci in tutti i calcoli dove riusciamo a dividere, perché quella è la parte mangiabile, il resto sono i camerieri, e non si possono cannibalizzare anche i camerieri, visto che il ristorante ha 96 portate e 4 portatori. Certo che anche i camerieri sono commestibili, ma quando noi al ristorante abbiamo 96 portate da 4 camerieri, ci mangiamo solo le portate e sono esattamente divisibili in 6 parti diverse, ne vanno 16 a ciascuna. Ora, qual è il sistema assiomatico su cui si regge la matematica amodea? Il sistema assiomatico è proprio il valore assoluto da dare alla unità. Se noi stiamo usando una unità, non possiamo arbitrariamente, arrivato a una divisione, moltiplicare per 10 e passare a una unità decima. Non lo possiamo fare, perché a quel punto il resto che rimane fuori dalla divisione è proprio la dimensione portatrice dei dati e risulta proprio determinata da quel resto, perché non è la partita che gira nel calcolo che stiamo facendo, perché 6 è un valore unitario dello spazio, perché sono i 6 versi di un sistema che
avendo sei versi e essendo ognuno un sesto, abbiamo sei sesti che sono una unità, vera unità. Di conseguenza, quando noi dividiamo una unità vera per una unità, deve esserci una divisione intera. Ma a questo punto è evidente che il sistema di calcolo decimale, poiché contiene in ogni ciclo 10 un portatore e 9 portate, noi è solamente dal nonio che possiamo verificare tutti i calcoli, ovvero solo dalle partite di giro. E questo immediatamente che conseguenza ci determina? Che noi nel nostro sistema stiamo usando il ciclo 10, di conseguenza, data una massa, la quantità totale del movimento della massa può avere numero 9. E immediatamente bocciamo la relatività generale di Einstein, che determina che questo valore totale non è 9 ma è 8,9875. È sbagliato, perché tutto il movimento in linea di una massa è 9 volte quella massa. Potremo poi cercare di capire a che dimensione. Potremo arrivare a capire che la dimensione esatta riguarda la quantità 16 come esponente. E per quale motivo? Perché 16 è il valore esatto della carica, quella elettrica, quella unitaria che si ha quando nella realtà noi in modo dinamico dimezziamo quella realtà in una parte attiva e in una parte reattiva che consente il flusso solo di metà. Di conseguenza, quando noi abbiamo il ciclo 10 e la realtà ha 4 dimensioni come esponente, perché il volume su base 10 è l'esponente 3 e la dimensione reale è moltiplicare ancora per 10, quella nel tempo, noi con 10 alla quarta abbiamo la quantità totale, che è 10.000 unità. Questo ci consente l'insieme di assiomi che noi abbiamo definito, capire che la nostra realtà, che viaggia in un verso solo, è fatta di 10.000 unità nel suo complesso. Ora, se la nostra realtà non si poggia sul 10, che è il ciclo, ma solo sul 5, che è il ciclo reale, ossia quello che avanza soltanto sulla base dell'altro che retrocede, noi abbiamo che la realtà legata solo alla parte che avanza vale 5 e elevata a 4 è 625. Immediatamente ci accorgiamo che Coulomb, che ha usato per determinare la carica non il valore di 625 ma di 624, ha commesso un errore. Infatti la quantità reale è esattamente 5 elevato a 4. E quando noi dividiamo 10 elevato a 4 per 5 elevato a 4, calcoliamo quanta parte del totale va alla parte dimezzata nel suo valore unitario, perché dividere per 5 elevato a 4 significa quanta parte va a ogni unità di quelle 625. Ebbene, il risultato di 10.000 diviso 625 è esattamente 16. Non il valore di carica di 16 rotti che si ottiene dividendo per il Coulomb, che è stato calcolato in modo relativo e ha avuto 624 unità e l'ha calcolate così senza calcolare il valore assoluto che era 625, perché se erano 624 unità il totale era 625. Coulomb si è sbagliato e ha determinato un valore di carica che non è esattamente 16, mentre invece il valore di carica cui arriva
La fisica amodea, che parte dalle unità per determinare i rapporti multipli, attraverso moltiplicazioni e non divisioni, oppure attraverso divisioni perfette, la divisione 10 elevato a 4 per 5 elevato a 4 è perfetta, è 16. Di conseguenza 16 è il valore di carica. Il suo valore assoluto è 10 elevato a 16, quindi se noi vogliamo sapere il valore esatto della C2, il numero è 9, perché si riferisce alla massa che si deve muovere per 9. La dimensione è 10 elevato a 16. In che cosa? Poiché è un'area, quella che stiamo ottenendo attraverso il quadrato, dobbiamo avere il quadrato di due velocità che unitariamente sono un metro al secondo. Un metro al secondo è metro al quadrato ogni secondo quadrato, ossia metri quadri secondo alla meno 2. Di conseguenza si arriva, per teoria perfetta secondo la fisica amodea, che non calcola tutto prendendolo nella natura con l'incapacità poi di giudicarla, perché si ottengono divisioni in natura che sono spinte fino al limite del possibile, senza capire che quando si sorpassa il valore unitario e si coinvolgono altre unità, si mette in atto un insieme di unità sommate tra di loro e non è più una unità sola. Di conseguenza la fisica amodea, quando calcola una unità, per esempio quella del riferimento dell'elettrone, deve essere una unità sola, poiché si arriva a calcolare che sono esattamente 10 alla meno 31 chili il valore unitario della particella, si arriva a capire che il valore unitario della particella dovrebbe essere 1, ma è 1 a quella dimensione lì. Infatti 10 alla meno 31 chili è il prodotto tra la materia e l'antimateria, elettrone per positrone. Essendo inversi tra di loro, ogni prodotto inverso è 1, quindi è 1 a quella dimensione, però noi lo vedremo disarticolato nelle due quantità, una multipla e una sottomultipla. Vedremo in positivo più grande un 9 e vedremo un nono come il valore decimale, che è il fondamento per giudicare 9 quello che è una particella. A questo punto avremo 9 come valore di materia sulla base di un valore 9 elevato a meno 1 di antimateria, di positrone. Allora, partendo con questo ordine, la fisica può risolvere i problemi pratici di mettere a posto tutte le unità della fisica che oggi sono sbagliate, perché oggi, potendo vedere sempre le divisioni fino in fondo, i fisici non si accorgono che quando arrivano alla unità giusta e oltrepassano questo limite invalicabile, stanno dividendo qualcosa che non è più quello che vogliono dividere. È il portatore, è quel resto indivisibile che non poteva essere diviso, perché è il valore opposto che porta quel valore grande e lo rende diverso da 1, lo rende 9, perché il portatore è un nono. Allora, a questo punto, in che grandezze esprime le soluzioni a tali problemi? Io, appoggiandomi alla grandezza 10 che vale per ogni unità di misura, non ho il limite di dire che questo vale per la massa e non vale per il tempo e non vale per lo spazio e non vale per ogni unità.
è un sistema generale di calcolo che consente di distinguere esattamente in tutte le quantità quant'è la reale partita di giro e quanto è invece quella quantità che si pone a portare la quantità divisa. Ossia, in tutte le divisioni, tutte quante, anche tra numeri primi e valori qualunque, noi possiamo eseguire la divisione. Avremo sempre dei resti. Quando dividiamo numeri primi, avremo sempre dei resti. Mentre invece, quando dividiamo altri numeri, avremo certe determinate condizioni in cui non avremo più il portatore, perché avremo diviso assolutamente una quantità per l'altra e a quel punto avremo numeri puri, rapporti puri. Questo è quanto diversifica la divisione di un numero primo per un qualunque numero da un numero qualunque che non è un numero primo. Un numero che non è un numero primo ha un divisore che lo divide interamente. Quando noi dividiamo un numero che è divisibile interamente, per esempio un numero pari qualunque, è sempre divisibile per 2. E allora vediamo bene che quando dimezziamo un numero pari, non abbiamo più alcun portatore. Tutto è divorato. Tutto è partita di giro, perché abbiamo diviso esattamente una quantità per l'altra. Non abbiamo dimensioni serve, di servizio, invece abbiamo dimensioni di servizio tutte le volte che dividiamo numeri primi. I numeri primi è come se fossero dei re che non possono essere divisi da nessuno perché hanno sempre bisogno del portatore. Per questo sono primi, perché non hanno un divisore. Divisi per 1 restano loro stessi, divisi per loro stessi determinano 1, ma allora la divisione per loro stessi è una divisione che in un certo senso non ha senso, perché conferma il numero che essi hanno. Quindi, nella problematica di tutte le considerazioni di calcolo che saranno fatte nella fisica, noi avremo che in tutte le grandezze, noi avremo sempre da rispettare intere divisioni finché si possono fare. Quando arriviamo a un resto che è indivisibile, lo dobbiamo lasciare perdere, perché quella non è una partita di giro. È il nonio che ci consente di verificare i calcoli, perché anche se i calcoli noi li facciamo con il ciclo 10, per verificarli dobbiamo considerare solo la partita di giro, solo il 9. E così dobbiamo fare anche nella fisica. E questo 9 è la C2, è il valore sempre eterno che si pone come reale partita di giro per la massa, perché è quanto le fa compiere l'intero ciclo del suo totale spostamento. Tanto che l'ammassamento più tutto lo spostamento, non più per tutto lo spostamento, in sostanza mette in atto due opposti tra di loro, quali l'ammassarsi e l'espandersi, tanto che, essendo due opposti che si moltiplicano, abbiamo una energia che misura la quantità unitaria. Perché massa, ammassamento e espansione dell'ammassamento sono valori esattamente opposti. E come si fa a ottenere l'ammassamento unitario
o l'espansione unitaria del nostro sistema. Si usa la velocità assoluta, che è data dal rapporto 3:1, perché lo spazio è 3. Allora, dividendo lo spazio 3 per 3, si unifica. Il contrario dell'operazione che unifica, che non è la divisione 3 per 3, ma è la moltiplicazione 3 per 3, porta a tutta l'espansione. Da una parte abbiamo tutta l'unificazione data da 3 diviso 3, la sua totale espansione, se una porta all'unificazione, è quella che attua il calcolo inverso, non più di divisione, ma di prodotto. Di conseguenza, partendo proprio dal 3 come la dimensione dello spazio, l'indice 3 che bisogna dare a un lato per ottenere il volume, oppure le tre linee che bisogna considerare, x, y e z, se vogliamo considerare tutta una terna, il 3 che caratterizza il vincolo dello spazio è alla base di tutta l'espansione, perché quel vincolo 3 diviso per se stesso si unifica, moltiplicato per se stesso si moltiplica per 9. E poiché sono due processi inversi tra di loro, il loro prodotto porta a 9, perché 1 per 9 è 9, ma la loro somma, nella percezione ondosa che ci mostra gli opposti, non uno in relazione all'altro, ma uno dopo l'altro, come a un alto cui segua un basso, noi abbiamo un 9 più un nono, se vogliamo calcolare che a un alto viene un basso, oppure abbiamo un 3 diviso 3 più 3 per 3, e in questo modo noi otteniamo il ciclo 10. Il ciclo 10 è l'onda che, mettendo in somma due processi opposti tra di loro, come la divisione e il prodotto tra il 3, determina il ciclo 10 come la giustizia, perché se io parto da 3 e prima lo divido per 3 e poi lo moltiplico per 3, ho sempre il 3, ma stavolta l'ho espresso nella dinamica di un alto a cui segue un basso, e ho 10 espresso in una linea di flusso apparente, che essendo però un ciclo chiuso, alla fine del ciclo ritorna al punto di partenza, ed è veramente un ciclo. 10 è da considerare un ciclo, in modo tale che la parte superiore del ciclo si configuri come l'alto dell'onda, la parte inferiore del ciclo si configuri come il basso dell'onda. Se noi, anziché chiudere il ciclo, visto che la parte di sotto è inversa, la invertiamo e quindi la presentiamo non in chiusura ma ancora in apertura, abbiamo la forma dell'onda. Però abbiamo messo in sequenza e non nello stesso tempo la apertura e la chiusura. Ecco, se noi mettiamo uno dopo l'altro abbiamo il ciclo 10, se invece mettiamo uno dopo l'altro abbiamo un ciclo chiuso, ma la differenza non è sostanziale, è semplicemente un modo di considerare le questioni tanto da poter determinare degli ambiti e degli assiomi di riferimento che ci consentano di ragionare poi e di capire che cosa otteniamo. Mi dice ancora il mio interlocutore: in che grandezze esprime le soluzioni a tali problemi? In che grandezze? Vediamo. Per capire la grandezza unitaria bisogna arrivare a capire a che grandezza la particella è unitaria.
Perché la particella è a livello di massa una sua unità quando moltiplichiamo materia per antimateria. È un valore preciso di massa e visto che è unitario, deve essere proprio nel rapporto 10 elevato a qualcosa rispetto al chilo. Dobbiamo capire quale è la grandezza dell'unità della massa della particella. Adesso non sto a fare il calcolo, però è 10 alla meno 31 kg. A questo punto, quando andiamo a fare la pesatura della particella e troviamo che c'è un 9 e un resto, non possiamo andare oltre quella dimensione, perché se andiamo alla dimensione 10 alla meno 32 stiamo violando l'unità dell'equilibrio unitario tra la materia e l'antimateria. Quindi noi alteriamo profondamente la verità delle cose, perché a questo punto è vero che noi possiamo ancora dividere, perché succede così anche su un uomo. Voi immaginate che dall'alto uno voglia fare il calcolo tra 100 uomini e comincia e da 100 scende a un uomo. Però quell'uomo non è che non sia dotato di un suo corpo. Per quale motivo questo esame fatto da 100 che è sceso a un uomo non deve proseguire all'interno dell'uomo? E allora possiamo ottenere i decimi di quell'uomo, i centesimi di quell'uomo, i millesimi di quell'uomo. E quando abbiamo spinto fino alla dimensione dell'atomo che compone ogni uomo, noi non è che abbiamo aggiunto dei dati all'uomo, abbiamo aggiunto un errore, perché quando eravamo arrivati a un uomo non possiamo aggiungere il decimo dell'uomo, il centesimo dell'uomo, perché non abbiamo più un uomo intero, abbiamo un uomo più un decimo, più un centesimo, più un millesimo, e noi stiamo violando l'unità. Questo non si può fare. Quindi la fisica amodea ragiona in modo particolare, perché partendo dal ciclo unitario arriva alla formulazione delle varie unità partendo proprio dalle impostazioni generali che furono fissate. E quindi quando c'è da determinare tutta la possibilità di moto di 1 è data da 1 più ciclo 10 uguale 11 unità. 11 unità è tutta l'energia di moto in una linea. Quando noi abbiamo 6 versi che compongono l'intorno, 11 diventa 11 per 6, diventa 66. Questo in relazione a tutte le unità. Se le unità in questione sono un joule e un secondo, ossia il prodotto joule per secondo, e se la dimensione diventa 10 alla meno 35 joule al secondo, noi abbiamo il valore esatto della costante di Planck, che è 66, sicuro, preciso. Invece il valore che oggi ho ottenuto andando a mangiarsi anche il cameriere, ossia continuando a dividere anche il portatore, che è quel resto che non poteva dividersi, ci porta tutti quei decimali uniti a 66 che non hanno alcuna ragione di essere, che sono valori sbagliati. Di conseguenza, l'unificazione della fisica fatta da me non riguarda quei dettagli che voi pensate che corrispondono all'unificazione della fisica tra le particelle
nella flora e nella fauna, no, riguarda proprio dei valori essenziali, perché sono in atto degli errori terribili nel calcolo unitario di tutte le unità della fisica. E quando tutte le unità della fisica finalmente diventano vere unità, allora sì, abbiamo unificato la fisica, perché fino a quando la particella elettrone non è 9 ma è considerata 9 virgola rotti, è impossibile, perché nel ciclo 10 tutta l'energia al massimo arriva a 9, non possiamo avere più di 9, non possiamo avere 9 e rotti, quel 9 e rotti è sbagliato, culturalmente sbagliato. Quindi partendo dal particolare, dalle unità in campo e facendole moltiplicare tra di loro, poiché le unità sono unità e il prodotto determina altre unità, noi avremo sempre quantitativi unitari senza virgola. Di conseguenza, il sistema di calcolo che io introduco nella mia fisica parte dal particolare della particella nella sua unità e la mette in relazione alle altre unità che esistono e che esistono. L'unità della realtà ha 4 dimensioni, l'unità dello spazio ha i 6 versi che esistono nel sistema a 3 assi, X, Y e Z, ognuno dei quali è percorribile in 2 versi opposti. Di conseguenza tutti i versi sono 6. Avogadro è arrivato a qualcosa che assomiglia a questo numero 6, ma la sua molecola si è accorpata non in base alle 6 dimensioni che esistono nella realtà, ma alle 6,022, che non hanno proprio alcun significato. Ma per quale motivo? Perché l'unità della fisica è stata calcolata con le virgole e i decimi, tanto che doveva essere 16, e abbiamo capito perché. 10 elevato a 4 diviso 5 elevato a 4 è un bel 16, tondo tondo. Quindi questa è la carica di unità che va a ogni particella materiale, laddove il complesso è materiale e antimateriale, quindi è 16, sia nel valore dell'unità della massa materiale atomica, sia nel valore 16 della carica. Quando invece di calcolarla a 16 è stata calcolata in un numero diverso, Avogadro, prendendo 100 grammi e dividendoli per l'unità della massa atomica, che non era 16 ma era 16 e rotti, ha ottenuto che i 6 versi dello spazio, che sono il vincolo geometrico dello spazio ortogonale, invece di avere il numero 6 ha il numero, che non significa proprio niente, di 6,022. 6,022 non significa nulla. Noi vogliamo accorpare la molecola? Come facciamo? Il ciclo 10 determina opposti tra di loro. C'è una parte che da 0 va a 6, mentre c'è una parte che da 10 ritorna di 6. Il 10 che retrocede di 6 vale più 4. Di conseguenza 6 più 6 e più 4 non sembrano opposti tra di loro, ma invece lo sono. E quando, essendo opposti tra di loro, si pongono 6 a 4 in una condizione di questo tipo, e sulla base della realtà 4 noi vediamo solo i 6 versi dell'avanzamento, sono opposti. Di conseguenza noi, sulla base del denominatore, valutiamo solo la dinamica uguale contraria che esiste nel numeratore e vediamo 6, ma quel 6 è legato al 4 dal ciclo 10. Di conseguenza, quando noi abbiamo che vogliamo riferirlo al valore totale,
dobbiamo riferirlo al prodotto tra gli opposti, 6 per 4, 24, in ragione assoluta, ossia calcolato sulla base di calcolo del ciclo 10, quindi 6 per 10 elevato a 6 per 4. Così facendo abbiamo un quantitativo assoluto che, se noi vogliamo calcolarlo nella massa, dobbiamo ridurlo a decimo, ossia dobbiamo dividerlo per 10. Di conseguenza 6 per 10 alla 24 diviso 10 diventa 6 per 10 alla 23. E sia nel numero 6 sia nel denominatore, che è ancora 6, noi abbiamo il ricorso sempre agli stessi valori, mentre invece nel casino che esiste oggi con delle unità calcolate assolutamente male, noi perdiamo di vista il vero significato unitario dei numeri. Abbiamo numeri che non significano più nulla in fatto di divisioni. Abbiamo il numero di Avogadro, che dovrebbe accorpare nei 6 versi dello spazio, secondo un accorpamento centripeto della massa, della molecola, e non lo fa. Perché? Perché 6,022 non indica più niente, è un numero, il numero di Avogadro Amedeo, che deve però diventare il 6 di Amedeo. Allora, vediamo un po' che cosa ancora io non ho detto. Potrebbe mostrarci come la sua fisica risolve i problemi e descrive i moti? La mia fisica non ha il compito di descrivere per adesso i moti. Lo scopo fondamentale è di mettere a posto le unità, unificando veramente la fisica. Unificare in questo modo significa mettere a posto anche i moti, perché quando noi andiamo a considerare che il volume della Terra oggi risulta 6,35 moltiplicato 10 alla 6 metri come raggio, e consideriamo il 3,14 come pi greco, tirando in ballo sempre i decimali, 6,35 e 3,14, noi otteniamo un valore di una sfera, quella della Terra, che non è la sfera del tempo, perché porta a un 10.000, a un 1.000 qualcosa, quello che sono le 864 centinaia di secondi che esistono in un giorno. Ma se invece di considerare il raggio 6, decimali, che non sono da considerare, e se invece di considerare 3,14, quel 14 che non è da considerare, e applichiamo la formula della sfera, abbiamo che la formula della sfera, che è 4 terzi pi greco raggio al cubo, diventa esattamente 864, ossia le centinaia di secondi della durata di un giorno. E abbiamo che il ciclo intero del tempo di un giorno è lo stesso ciclo dello spazio, rappresentato nel ciclo del mondo sferico della nostra Terra. Se invece noi consideriamo la geometria euclidea, che fissa i volumi come se il tempo non c'entrasse nulla, mentre invece nella nostra fisica il volume dura una certa presenza, per cui la sfera della Terra, se avesse un tempo istantaneo, avrebbe quel volume che è volume di tempo istantaneo. Ma visto che il tempo è durevole, oltre al tempo istantaneamente occupato, tutto il volume di rotazione che c'è in un secondo deborda dal volume che abbiamo considerato prima, che è eccessivo. Allora, ecco come
nei problemi che descrivono i moti, noi abbiamo che il volume della Terra diventa esattamente il volume dei giorni se consideriamo che pi greco deve essere dato solo da 3 diametri e non 3,14, che il raggio della Terra deve essere solo di 6 per 10 alla 6, perché 6 per 10 alla 6 è il valore unitario, non 6 e rotti. Perché è valore unitario? Perché 10 elevato a 6 moltiplicato 10 uguale 10 elevato a 6, oppure moltiplicato, non è un prodotto di valori inversi. Lo vediamo, no? 10 elevato a 6 e 10 elevato a 6 sono uguali. Se vogliamo che sia un prodotto inverso, dobbiamo prendere una delle parti in causa, che è una potenza, e togliere di mezzo la potenza, sottoporla a un calcolo che toglie di mezzo la potenza, ossia mostrarla nel modo logaritmo decimale. Quindi, se noi partiamo dal prodotto di valori uguali, 10 alla 6 per 10 alla 6, e facciamo diventare inverso uno dei due, quello da 10 alla 6 diventa 6. Quindi 6 per 10 alla 6 è un valore veramente unitario. E essendo un corpo unitario come quello della Terra, deve essere considerato 6, se noi vogliamo considerarlo nella dinamica. E il raggio, in questa situazione, vediamo che non c'entra più, perché il diametro diventa 12. 12 è in linea con tutti i moti unitari che noi abbiamo. Insomma, con la dinamica dei volumi che occupano tempo, bisogna togliere di mezzo il tempo decimale, perché se non togliamo di mezzo il tempo decimale, noi abbiamo un valore eccessivo nello spazio, perché un numero, quando alla parte intera si aggiunge il valore decimale, diventa spazio più tempo, spazio dell'unità più tempo dell'unità, e noi non possiamo avere uno spazio che sia bastardo, ossia spazio-tempo. O abbiamo spazio o abbiamo tempo. Solo lo spazio può ruotare poi nel tempo, e dobbiamo considerare 6, che è solo lo spazio, e non il virgola 37, che è il tempo. Allo stesso modo pi greco dobbiamo considerare solo nel 3 e non nel 3,14. Insomma, la ragione di tutto questo porta a descrivere con perfezione tutte le unità, in modo da togliere di mezzo la cannibalizzazione che viene fatta oggi del portatore, dei vari portatori, perché non si considera che nel ciclo 10 c'è una parte che gira e è solo quella del 9. Si considera il 10 e si divide tutto. Invece, in relazione proprio al fatto che la dinamica nel ciclo 10 è solo 9, noi dobbiamo togliere di mezzo tutte quelle partite di giro che nelle divisioni non girano e determinano un resto che non è diviso. Quel resto che non è diviso non possiamo dividerlo, perché quel resto che non è diviso non è la cosa che vogliamo dividere, è la realtà del portatore che si mette in mezzo e assicura in modo di poter portare l'una rispetto all'altra. È un vero e proprio servo l'unità dentro il ciclo 10, perché l'uno nel ciclo 10 serve esclusivamente ai 9 movimenti che fa. Noi dobbiamo considerare lo spazio solo nel tempo del movimento.
Se abbiamo una bicicletta che è lunga un metro in un box che è lungo 10 metri, la bicicletta ha uno spazio di movimento che è solo dei 9 metri che sono oltre allo spazio occupato. Lo spazio occupato è occupazione di spazio-tempo, mentre invece il tempo dinamico in avanti è solo 9. Poiché questo esiste in ogni ciclo 10, ma noi usiamo il ciclo 10 per fare i calcoli, avremo tutte le volte che faremo delle divisioni tra quantità che hanno un senso di unità, avremo che le vere unità saranno solo quelle che entrano nella partita esatta di giro, perché le parti che non entrano nella partita di giro relativa tra un numeratore e un denominatore sono le parti reali sottoposte a servizio. Ve l'ho già detto prima, i numeri primi sono tanto primi, tanto regali, che non possono essere divisi interamente e annullati da un divisore. Hanno sempre la necessità di un portatore, perché 17 diviso 5 determina 17 diviso 5 3 con il resto di 2, e 2 è il portatore. 2 non si può dividere ancora, perché la partita di giro tra il 7 e il 5 è solo data dal 3. Il resto serve per far funzionare le cose, è esclusivamente a servizio di questo rapporto dinamico che esiste e che deve essere interamente trasmesso. Insomma, se noi andiamo al ristorante e diamo 100 al cameriere per pagare anche lui, gli abbiamo dato di più e gli diciamo: e il resto mancia, perché noi con quel denaro dobbiamo pagare non solo il cibo a chi ci ha dato come padrone del ristorante quel cibo, dobbiamo dare qualcosa anche al servitore, e al servitore spetta la sua mercede, la mancia, il resto mancia. Il resto non può essere tolto al servitore e dare tutto al datore di lavoro senza pagare il servitore. Glielo daremmo se avessimo un rapporto che non implica un servitore. 100 diviso 2, e allora è come se andassimo noi di persona a prendere il cibo direttamente al self-service e prendiamo quello che consumiamo. Quando invece abbiamo rapporti che non sono divisi esattamente, abbiamo proprio un intermediario che assicura e ci porta la portata che dividiamo interamente e che ci mangiamo interamente nel gruppo di noi che dividiamo le cose, e quello che non è portata ed è il portatore non ce lo mangiamo, non possiamo cannibalizzare il portatore. Ecco, la filosofia della fisica si imposta in un modo grandioso e unifica veramente la fisica, perché toglie di mezzo tutte quelle cattive valutazioni che sono fatte oggi e che portano dei quantitativi che sono unitari, ma si esprimono come 9 noni e valgono 9 sulla base di un nono, che però non dobbiamo considerare, perché è alla base del quantitativo 9 di materia, c'è un nono di antimateria. Non possiamo aggiungergli anche l'antimateria nella presunzione che
poiché la vediamo, ce la aggiungiamo. No, stiamo andando dall'altra parte. Stiamo su una tavola che è poggiata esattamente su un cuneo in mezzo. Stiamo andando, visto che la tavola è intera, e la vediamo anche nel resto, a valutare anche gli altri pezzi di tavola che sono posti al di là del punto di equilibrio, e noi non possiamo farlo. Di conseguenza, questa fatta dalla fisica modea è veramente l'unificazione della fisica, perché non è quella unificazione del cavolo, è la vera unificazione, perché il numero 6 0,24 di Avogadro, che è ridotto a 6, è ricondotto veramente alle 6 dimensioni che sono il vincolo del sistema ortogonale. L'energia, la C2, che è risolta a 9, è ricondotta veramente alla quantità di tutto il movimento di una massa nel ciclo 10. E così anche tutte le altre unità. La costante di Planck, che oggi risulta 66 e rotti alla dimensione 10 alla meno 35 joule per secondo, risulta verificata a 66, punto. H tagliata a 11, punto. La velocità della luce a 3, punto. Insomma, è una rifondazione vera e propria della fisica, ristudiata e riformulata attraverso un molto serio ragionamento di filosofia della fisica.